La storia di Miriam è una storia straordinaria. I genitori della Costa d'Avorio arrivati in Italia tanti anni fa, prima a Palermo, tu sei nata a Palermo, poi ai tuoi 3 anni vi Sì. siete trasferiti a Vicino Bergamo, Bergamo. vicino Sì. Bergamo, dove siete stati praticamente adottati da questa coppia che ormai sono i tuoi nonni, Maria e Paolo, giusto? Sì. Che ti hanno cresciuto a pane e zabaione. Mamma mia, nonna, mamma Ti mia. ha viziato, Io nonna, ti ha prendevo, viziato. sì, 10 kg ogni volta che tornavo dalla Sicilia. Infatti ci sono andata fino ai 14 anni d'estate, almeno tutti e 3 mesi, ed era il paradiso perché nonna mi faceva mangiare qualsiasi cosa, qualsiasi. Ma senti, Vabbè, la nonna era nonna. cioè, com'è nato il rapporto con Maria e Paolo, appunto, i nonni Beh, palermitani, chiamiamoli io così? ci sono nata già lì. Sì. Mia nonna racconta che un giorno aveva visto mio padre, cioè era un periodo, un inverno freddo e nevicava, aveva visto questo ragazzone alto per strada, non so se ricordo bene adesso, e l'aveva invitato a salire da lì. Mio padre aveva iniziato a fare le pulizie a casa, lui si è sempre comportato bene, tutto. Poi è arrivata mia madre, lui ha preso casa, è arrivata mia madre, poi sono nata io, loro si sono affezionati, lui mi portava al lavoro, comunque si lavoravano entrambi, mi portava al lavoro, loro hanno iniziato a tenermi, Ah, insomma. capito, ho capito. Beh, Sì. tu sei fidanzata? Sì. Ludovico si chiama il tuo fidanzato. Sì, Senti, sì, sì. avete progetti di qualche genere? Sinceramente lui adesso studia, per il momento nessuno, cioè il primo progetto era tornare dal Giappone, Poi si rivedersi. vede. Ma è venuto pure lui in Sì. Giappone con te? No. No, magari, no, no. Ah, lui ti aspettava Però qui a scusa, Bergamo. Massimo, Sì. io devo chiedere. Maurizio il cacciatore ha detto due cose. Questa nazionale era la più forte di sempre e l'altra, il sesso prima delle partite si fa e stop. Parola di Maurizio Cacciatori. Condividi le due affermazioni? Non posso dire niente. No, no, c'è mia nonna che mi ascolta, non si può, non si può, Vabbè, che ragazzi. abbiamo detto di Vabbè, così vabbè, compromettente, dai. vabbè. No, 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 vabbè, in generale dicono, le donne dicono di sì. Ah, ecco, va bene, quindi si può fare. Senti, ultimissime cose, i tuoi hobby, dici un po', che cosa ti piace? Ascoltare musica, andare al cinema, leggere? Ascoltare musica tantissimo. Che musica senti? Radio Capital, ovviamente, no? Sì, sempre. No, che No, musica ti no, no, piace? davvero. Allora, ascoltare la radio mi piace Sì. anche quando si è in macchina e tutto, perché magari è divertente anche sentire magari le domande che fate, che fanno. Poi vabbè, mi piace ascoltare hip hop, canzoni abbastanza movimentate, francesi, reggaeton e tutto. Mi piace leggere. Mi piace leggere, vado a periodi, leggo romanzi rosa, leggo i gialli, Brava. dipende dal periodo, e poi mi piace mangiare. Ti piace mangiare?